fois tu fais l'aller-retour avec Rome. Là, vous êtes... Questa nostra visione comune la dobbiamo, credo, spendere innanzitutto a livello europeo. La Francia e l'Italia sono impegnate a rilanciare l'Unione Europea in uno dei suoi momenti più difficili, dopo Brexit, con il disordine che c'è nella nostra regione. Per il nostro governo, e non da un mese ma da qualche anno, i capitoli più importanti di questo impegno europeo sono innanzitutto quello della crescita e del lavoro. Non esiste un futuro all'altezza della sua tradizione per un'Europa che sia ossessionata dalle regole di bilancio e non concentrata sul lavoro, la crescita e lo sviluppo. Dire che si nascondeva dietro la possibilità, ma non in un singolo istituto, ma nei vari istituti in cui la MIDI è stato poi trasferito. Open. Che è un po' la casa madre del recente... Gli elementi raccolti con le perquisizioni che i vari reparti di polizia penitenziaria degli istituti che ospitavano Amidi hanno eseguito ci hanno permesso di raccogliere elementi a sostegno e che dimostrano in modo oggettivo non solo la radicalizzazione ma il proselitismo con l'obiettivo di individuare soggetti che una volta scarcerati dovevano andare a combattere in Siria e quindi il suo scopo all'interno degli istituti era questo. Come potete intuire è anche più pericoloso perché non è connotato da una serie di contatti specifici rilevabili sul territorio, ma anche da una certa sorta di improvvisazione in cui ciò che accomuna è semplicemente il filo ideologico religioso. Allora, questa bandiera è una bandiera del Ansar al-Sharia, è un gruppo terroristico tunisino nato nel 2000. Piuttosto strano, e ce la siamo anche giustificata con il contesto internazionale. Spesso la sua famiglia sarebbe andata in Siria, a combattere in Siria, questo l'ha detto ai suoi colleghi di cella e quindi sostanzialmente non si è mai discostato da quello che praticamente ha professato in quei siti. Le periferie romane. Roma, con i suoi quasi 3 milioni di residenti, è una comunità di 364.000 stranieri irregolari distribuiti nel territorio della città metropolitana, rappresenta un vero e proprio calendoscopio nel quale è possibile scorgere una multiformità di situazioni che, sia pure con alcune non trascurabili variabili, si ritrovano spesso in altre grandi città, in altre grandi realtà urbane. Nonostante la complessità del momento attraversato dalla capitale, l'andamento della sicurezza rilevata conosce un segno marcatamente positivo. A partire dal 2015 il numero dei reati, sia quelli di maggiore allarme sociale che quelli predatori, è sensibilmente diminuito in una misura che si è fatta più significativa lo scorso anno, durante il quale si è registrata una riduzione pari a circa il 15%. Si tratta di un dato sul quale sicuramente ha influito positivamente anche il capillare dispositivo di controllo del territorio attuato durante l'anno santo, ma che al contempo appare significativo di una tendenza strutturale se viene riguardato insieme ad altri indici.